Ciao ragazzi, benvenuti in Fall Guys. In pratica, cos'è questo gioco? Praticamente ragazzi, è un gioco nuovissimo, è la stagione 1 di questo gioco, quindi ragazzi, finalmente potrò dire gioco della stagione 1. Comunque, cos'è questo gioco? In pratica ci sono diverse mappe dove devi, insomma, dove il gioco le fa a caso, tipo adesso c'è questa qua dove devi spaccare le porte. Ed è un gioco dove cadi molto facilmente, infatti è per quello che si chiama Fall Guys. Cioè, comunque, a parte che comunque i personaggi sembrano dei Teletubbies, noi andiamo avanti perché dobbiamo dobbiamo vincere. Allora, però c'è una cosa un po' brutta in questo gioco. Allora, praticamente noi siamo il tizio sotto la freccia e noi dobbiamo qualificarci prima che quei 42 qualificati, prima che quei 42 player si qualificano. Se noi non ci qualifichiamo, noi veniamo eliminati, e insomma, o spettiamo o quittiamo. E quindi ragazzi, questo gioco secondo me vince contro Fortnite. Comunque i tasti sono un po' gli stessi, a parte che con tasto destro del mouse ti lanci e con shift ti arrampichi. Ma in realtà queste ragazzi non sono tanto importanti perché comunque... Guarda, guarda, mi porto via. Oddio, cos'è? Raga, mi sa che qua non ci qualifichiamo però, perché ce ne sono veramente tanti, però, ok, come potete vedere sono arrivato al traguardo prima che quegli altri arrivassero, così mi sono potuto qualificare. E ora, ragazzi, la cosa figa è che quelli che non sono stati qualificati cadono giù. E siamo rimasti in 42. Comunque, secondo me, ragazzi, a parere mio, sarà il nuovo gioco che Fortnite non potrà avere speranze contro di lui. Perché, visto che è la stagione 1 ed è uscito da una settimana, io sempre una settimana dopo compro i giochi. Costa 20 euro, però veramente ne vale la pena, almeno su PC. E ne vale la pena perché è fighissimo. Cioè, è proprio quando sei incazzato... Tu giochi a questo gioco che almeno ti diverti. Sì, però non vi lanciate, bastardi. Comunque, come potete vedere, i personaggi hanno dei vestiti molto, 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 molto ambigui. Comunque, ragazzi, questo probabilmente è uno dei primi giochi dove si paga pochissimo, ma neanche soldi veri, perché se vuoi essere proprio uno soppone che compra le monete invece di ottenerle, vabbè. Però ragazzi, se tu non compri le monete per comprare un sacco di roba e il pass, perché esiste anche un pass in questo gioco, ti dà ma veramente un sacco di roba. Comunque dai che ci qualifichiamo! Ok, ci siamo qualificati anche per la seconda volta. Non credo che ci sia, non so quanti round ci sono, ma da quanto ho capito, perché ieri è successo, ovviamente non a me, devi cercare di essere l'unico qualificato. Quindi ci sarà una mappa probabilmente tutti contro tutti. Comunque ragazzi, questo gioco è veramente figo. Io ve lo consiglio e questo minigioco io lo detesto. Comunque, le uova non mi ricordo come prenderle. No, sto scherzando. In realtà credo che si debbano prendere con shift. Credo. Credo, spero. Perché non mi ricordo. Ah sì, vedete, con shift in alto a sinistra ve lo dice. Ah bravo, sei uno dei nostri. Comunque raga, io non so perché, ma in questo gioco o i blu o i rossi vincono sempre. Noi gialli invece facciamo sempre schifo. Cioè non è giusto. Però ragazzi, in questo minigioco l'importante è almeno arrivare ai secondi. Perché se non arrivi almeno secondo, tu non puoi, insomma, non vinci, non ti qualifichi. Ecco. Però adesso noi già li stiamo messi abbastanza bene. Solo che ci sono questi rossi di merda
che ci stanno rubando tutte le uova e questo non va bene. Comunque ragazzi, almeno secondi dobbiamo arrivarci. Ma vaffanculo, la prendo io. No. Ok. E voilà. Ok. Però adesso no, il gioco non si sta decidendo chi deve essere primo e chi deve essere secondo. Ok. Ma perché questo c'ha la uova? Le uova sotto i piedi. Ok. Mi prendo anche questo, così almeno il gioco si decide. E tu che vuoi fare? Tu che vuoi? Oh! Mettilo lì! Comunque ragazzi, in questo momento siamo secondi. Dobbiamo rimanere secondi, ragazzi. Dobbiamo continuare e non siamo più secondi. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. E ragazzi, mi sa che qua perdiamo, perché rimangono esattamente 15 secondi. Oddio. No ragazzi, qua la perdiamo, io ve lo dico. Qua l'abbiamo persa. Cioè prima stavamo messi molto bene, guardate, adesso. Sì, dai, continuate così. Continuate così. Overtime, va benissimo. Va benissimo. Ok, tiro io. No. 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 Dai. No, eliminato. Torniamo in lobby, ragazzi. Purtroppo siamo stati eliminati. Io quel minigioco delle uova, ragazzi, lo odio veramente. Comunque, se per chi se lo stesse domandando, questo sarà il prossimo gioco che porterò in live. Comunque, ci facciamo questa ultima partita. E ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, perché secondo me è bellissimo. E ripeto, ho speso 20 euro. Magari domani metto un'offerta che costa un centesimo. In effetti non mi stupirà molto. Ah, questo fa schifo. Cioè, nel senso, una corsa ostacoli, ma però... avete capito, no? Quindi ci sono quei cosi che girano. Comunque non mi domandate perché si vede il cursore, ma non è una cosa mia. È il gioco che fa così. Non mi insultate, ok? Ecco. Comunque, all'inizio sembra che vada tutto bene, ma poi per qualche strano motivo deve andare male. Però per ora siamo andati bene, dai. Però questa è la parte più odiosa, perché ci sono queste palle che al 50% ti arrivano addosso. E sappiate che vi fa perdere un botto di tempo questa cosa. Non mi andare addosso, ecco ragazzi, ci hanno già superato tutti. No, no, non cadere, zio, madonna. No! Vabbè. Almeno abbiamo fatto una strada più semplice, eh. Ma io ragazzi mi butterei a prescindere qua. Ecco, è già uno si è qualificato, ragazzi. Ragazzi, la perdiamo questa, ragazzi. No, non mi spingete. L'abbiamo perso. No, allora, che facciamo veramente l'ultima adesso, eh? E questa era di riscaldamento. Comunque, la cosa bella è che ad ogni partita un po' di queste monete che servono per comprare cose nel negozio oggetti, tipo questo coso bellissimo di Paperino. Comunque, cioè, ve lo dà, vi dà ad ogni partita qualcosa, quindi è anche bella sta cosa, perché non devi per forza soffare 300.000 euro come su Fortnite. Però ragazzi, io vi consiglio vivamente questo gioco, l'ho detto mille volte, lo so. Ma è veramente figo. Comunque, per chi se lo stesse domandando, la season 1
Dici Fortnite di Fall Guys dura ancora 56 giorni. Quindi vi fa capire che è appena uscito. Il livello massimo è 40, però di nuovo questo è nuovo. Cioè veramente di nuovo questo. Va bene, è voluta tu. Ok, cominciamo. 2, 1. Parteggia! Ok ragazzi, guardatelo, guardatelo come si... Guardate come cammina! Guardatelo come corre! Guardatelo! Incredibile! Incredibile ragazzi! Guardate come corre! Come salta ragazzi! Che fai parkouriti! Ragazzi! Ma che mi sta di? Qua! Incredibile! Sopravvissuto una palla! Incredibile! Sopravvissuto un'altra! Incredibile! Ancora un'altra ragazzi! Invincibile! Invincibile! E guardate come corre fra tutti questi coglioni ubriachi che se ne sono andati a casa a fare un nep, a fare oh, ecco la sua prima volta che ha fatto questa parte legit. Guardatelo come si fionda nella gente. Guardate come si fionda qua. Guardatelo. Guardatelo. Guardate. Ok. Guardatelo. Guardatelo come si sta per qualificare. Guardate. No. Ok. Guardatelo come si lancia. Ho esagerato, sì, in effetti avete ragione. Ok, se... Allora, deve arrivare l'ultimo? Ok, abbiamo vinto noi. E abbiamo fatto la top 50%, quindi abbiamo fatto una bella... Sono caduti in 11 ragazzi, e questa cosa è più che bella. Lo dico io. Comunque, il massimo di questo gioco, cioè ancora non l'avete capito ma la vedo dura, è 60 player. Quindi sto parkourito del... Allora ragazzi, questo parkourito l'ho fatto almeno 300 volte ieri. Allora, oggi devo contare quante volte l'ho fatto il parkourito. Allora, uno. E questa è la prima volta del giorno che faccio il parkourito, dai. Ma tra l'altro è sempre questo. Cioè, che palle. Perché il parkourito sembra facile, ma non lo è. Perché vedete tipo questa... slime viola, ecco quello, se lo tocchi muori, quindi questa è una cosa abbastanza fastidiosa. Comunque abbiamo fatto probabilmente la prima parte più difficile e ora c'è un'altra difficile, perché questo gioco è brutto. No, aspetta, cosa ho detto? No, vabbè, ok, va bene personaggio, non fa niente se stai facendo lo scemo ora. Non fa niente, l'importante è che vinci! Almeno siamo saliti di un livello, dai. Cosa abbiamo sbloccato? Bello, nuovo colore. Vai a vedere, aspetta. Eh sì raga, questo, aspetta che lo metto normale. Bianco, mamma mia, è proprio un Teletubbies. È proprio un Teletubbies, minchia, per questo periodo. Allora ragazzi, come potete ben vedere siamo bianchi. Siamo arrivati a livello 7 del pass. Ed è gratis ragazzi, non so se in futuro lo metteranno a pagamento, ma non credo. Comunque vi faccio vedere un attimo. Queste sono le monete con cui puoi comprare le cose del negozio oggetti. Allora sono 1000. Poi 1500, che sono 3000. Poi 2500, che mi devo un attimo ricordare, che mi devo un attimo per capire quanto fa, perché io faccio schifo, non ho molti moti. Comunque dite nei commenti quante sono, perché io faccio schifo in matematica, ok? Quindi no, vabbè, è ovvio che fa. Allora, siamo arrivati a 3000, mi sembra, no? 1000 e 1500, ok. Ok, 1000. No.
Vabbè, comunque mi sto confondendo. Comunque ragazzi, come potete vedere, queste sono tutte le robe del Battle Pass, cioè proprio tutto, tutto, tutto. E qua tra l'altro, ragazzi, potrò dire in futuro ce l'ho anch'io questo nero. Poi il pollo, mamma mia ragazzi, questo è veramente un gioco che vi... La faccia blu non l'avevo mai vista. È un gioco, ragazzi, che io vi consiglio, perché a livello 40 vi dà un'altra esultazione, una celebrazione. Non mi veniva in mente, non mi veniva, come dirlo. Però se vogliamo proprio dirlo, il livello massimo è questo, con tutti questi bellissimi tatuaggi. Quindi ragazzi, io però devo farmi sto calcolo perché mi sono rotto il calcolo. Allora, 1000. Ah, sono 2500. Madonna, io che dico pure, che dico? Io che cazzo dico? Ma che cazzo dico? Quelle sono 2000. Sono due, su quelle, queste qua, sono 2000. 2500. Poi... queste sono 4000, mi sembra, no, è possibile. 5000, credo. Peccato ragazzi che non so la matematica, perché io, insomma, ma che posso dire. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quanto posso scrivere in matematica e quanto vi piace questo gioco. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!